Elisabetta Franchi, che cosa mi combini? Ma cosa mi combini? Un autogol come questo non si è mai visto. Allora, da qualche giorno imperversa una polemica sul web. C'è chi si schiera contro e chi a favore di Elisabetta Franchi per le sue dichiarazioni che sono: donne vertici le prendo solo dopo i 40 anni, hanno già fatto figli e sono separate. La stilista dichiara di assumere donne che hanno già fatto figli perché. Perché se tu sei una donna, noi siamo ancora a questo livello, se tu sei una donna e vuoi lavorare ma contemporaneamente vuoi avere un figlio, devi scegliere tra la maternità e il posto di lavoro. Noi siamo ancora nel 2000, siamo nel 2022, siamo ancora a questo livello. Quello che mi dispiace, no? Nonostante si cerchi di tutelare quanto è possibile, purtroppo questa regola non scritta vige ancora in questi ambienti. Primo punto. Secondo punto è l'apologia dello stacanovismo che sinceramente. Il fatto che venga calpestata la dignità umana, no, per l'esaltazione del plus lavoro, le persone viste come, come si dice qui del Salento, dei ciucci de fatia, solo per far stare bene l'imprenditore, il cavo, insomma. Le donne vertici le prendo solo dopo i 40 anni, hanno già fatto figli e sono separate. Scoppia la polemica sull'imprenditrice Elisabetta Franchi. Il video. Io oggi le donne le ho messe, ma sono anta, perché questo va detto. Cioè, comunque, ancora ragazze, ma diciamo che il dovere Delle sociale. ragazze Le cresciute. ragazze Hai dovuto sopperire a una cresciute. mancanza di nidi e di tutto quello che ci siamo detti, prendendo le ragazze Se mature. dovevano sposarsi, si sono già sposate, se dovevano far figli, li hanno già fatti, se dovevano separarsi, hanno fatto anche quello. E quindi diciamo che io le prendo e che hanno fatto tutti i quattro giri di boa. Quindi sono lì belle e tranquille con me al mio fianco e lavorano H24. Questo è importante. Elisabetta Franchi e la polemica sulle donne over 40. C'è chi l'attacca e c'è chi la difende. Allora, secondo me, poi chi è che la difende naturalmente? La difendono quelli che sono nella sua posizione. Ma Elisabetta Franchi non è un'imprenditrice, ma una donna d'affari. Vabbè, questo ci attacchiamo alle parole. Elisabetta Franchi, torna sulla polemica. Riconosco, riconosco di essermi espressa in modo inappropriato. Certo, perché quando una pioggia di merda ti sta volando sopra e stai perdendo azioni, stai perdendo soldi, stai perdendo prestigio, allora ti cacchi sotto. Ops, scusate. Le dichiarazioni di Elisabetta Franchi sono purtroppo condivise da molti imprenditori italiani, e grazie al cazzo. Figurati, Elisabetta Franchi, vediamo un po' che cosa troviamo. Allora, sono madre, parole strumentalizzate. È così, un'altra cosa. Allora, lei ha dichiarato cose assurde, ma cose, cioè queste dichiarazioni, forse queste ulteriori dichiarazioni forse hanno fatto sì di peggiorare ancora di più la sua posizione, perché lei ha dichiarato che 48 ore dopo un cesareo lei è andata a lavorare. Ecco, allora ditemi, no? Che cosa c'è di gratificante? Cioè, che cosa vuoi dimostrare? Vogliono dimostrare, come al solito, di essere dei supereroi del lavoro, come se il lavoro fosse l'unica cosa che ci gratifica nella vita. E non è così, cara Elisabetta Franchi, a me dispiace per te, ma la vita è fatta di tutt'altre cose, non il lavoro. Si dice, no, che si vive per lavorare, non si lavora per vivere. Questa deve essere una regola basilare. Nel momento in cui un imprenditore
ti chiede per il suo tornaconto di rinunciare a cose naturali come allevare un figlio, come avere un figlio, avere una famiglia, avere del tempo di dedicare a se stessi e ai propri interessi, che il proprio interesse non deve essere il lavoro. Il lavoro deve essere semplicemente ciò che ti consente di vivere, di pagare le bollette e di condurre, bene o male, per quello che si cerca sempre, di condurre una vita tranquilla. Non deve essere lo scopo della vita il lavoro. Non siamo stati, se siamo stati creati da qualcuno, non siamo stati sicuramente creati per lavorare come ciucci de fatia per questa gente. Tempo fa ci fu anche la dichiarazione di Borghese che diceva che lui che non capisce i giovani che non vogliono fare la gavetta, che non vogliono lavorare gratis, perché lui ha fatto la gavetta lavorando gratis. E grazie io, no? Al cactus, sei figlio di Barbara Boucher, cioè, di cosa stiamo parlando? Le persone lavorano perché hanno bisogno di lavorare. Io mi chiedo come ancora si dia spazio a queste persone, come ancora si dia il diritto di parlare e di esprimere queste opinioni che sono antidemocratiche, sono contro la dignità umana. Sessismo, moda, famiglia, affari, Russia, la caduta dell'intoccabile, e vabbè, tanto cadono, poi si rialzano sempre, purtroppo. Ma per ogni Elisabetta Franchi che cade, tanti altri ne spuntano. Elisabetta Franchi prova a scusarsi, mi sono espressa, ma cosa... vabbè, scusati. Allora, Elisabetta Franchi, il volto medievale, sì, questo mi pare giusto, il volto medievale dell'imprenditoria. Ma la politica fa peggio, ecco, poi c'è il benaltrismo, no? Ma i politici che fanno? La politica non c'entra niente, secondo me, il benaltrismo in questo caso, il fatto che ci siano problemi maggiori sicuramente non sminuisce queste dichiarazioni, perché purtroppo il problema è che queste persone poi non solo fanno queste dichiarazioni, ma credono in quello che professano e lo mettono in atto. Elisabetta Franchi chiede alla stilista che ai vertici assume solo donne anta. Ok, allora c'è un fanpage. Elisabetta Franchi torna sulla polemica, riconosco di essere... Ok. Allora, assumere solo donne che hanno già fatto figli perché è un pregiudizio. Naturalmente non stai dando la possibilità a nessuno a chi vuole avere una vita normale. Avere una vita normale per me vuol dire non lavorare H24, perché c'è questa esaltazione dello stacanovismo, come sempre, no? Bisogna vivere per lavorare. Più lavori, più sei bravo, più sei un grande, più sei un supereroe. No, non è così. Cioè, riprendiamoci la vita, riprendiamoci le cose belle che non sono lavorare. Per quanto un lavoro ti possa piacere, il lavoro non è tutto. Il lavoro serve. Punto. Mettiamo ogni cosa al suo posto. Quindi questa è un po' la mia opinione su quello che è successo, su queste polemiche su Elisabetta Franchi. Fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa ne pensate. Mi piacerebbe conoscere anche la vostra opinione. Noi ci vediamo alla prossima, vi saluto, non dimenticate di lasciarmi un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Ciao, alla prossima!